I rappresentanti del popolo francese, costituiti in Assemblea nazionale, considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti dell'uomo sono le sole cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno deciso di esporre in una solenne dichiarazione i diritti naturali, irrinunciabili, inalienabili e sacri dell'uomo. Signori, vi prego di alzarvi in piedi. Articolo 1. Tutti gli uomini, senza alcuna eccezione, nascono liberi, vivono liberi e godono degli stessi diritti. Le distinzioni sociali non possono che essere fondate sull'utilità comune. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la ricchezza e la resistenza all'oppressione. Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione. La libertà politica consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce agli altri. Tutto ciò che non è proibito dalla legge non può essere impedito. La legge è l'espressione della volontà generale. Essendo i cittadini uguali innanzi ad essa, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, uffici ed impieghi pubblici. Nessun uomo può essere accusato, arrestato o tenuto in prigionia se non nei casi contemplati dalla legge. Ogni uomo è presunto innocente finché non è stato dichiarato colpevole. Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico. La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo. Ogni cittadino può dunque parlare, scrivere e pubblicare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi stabiliti dalla legge. La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino rende necessaria una forza pubblica. Questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti. La proprietà è un diritto inviolabile e sacro. Nessuno potrà esserne privato, se non in caso di necessità pubblica legalmente constatata e sempre con la condizione di una giusta e preliminare indennità.